Allora, benvenuti a questo nostro appuntamento e dedicheremo questa lezione che esce fuori da quello che è il palinsesto solito delle lezioni dedicate ai libri della Bibbia che sono all'incirca di 30 minuti. Avremo in questo contesto un po' di tempo in più. Saremo insieme per circa un'ora e ragioneremo su due temi due concetti due termini che all'interno della scrittura e particolarmente nel Nuovo Testamento hanno uno spazio rilevante sono spesso attribuiti e messi in relazione alla persona di Gesù ma uno dei due ha particolarmente a che fare con la nostra salvezza spesso si ode nei nostri racconti di esperienza di fede dichiarare siamo salvati per grazia e questa grazia la si riceve per fede. Allora uno dei due temi è appunto la grazia. Spesso si sente parlare di grazia in maniera singola cioè questo è un tema che viene esplorato, messo in relazione con la fede e qualche volta viene addirittura isolato dalla persona del Signore Gesù. Anche se Gesù si identifica con la grazia, perché la grazia è il dono di Dio. È il dono che Dio ha fatto all'umanità, chi è? È il Signore Gesù. Egli ha tanto amato il mondo tanto amato l'umanità che ha donato il suo unigenito figlio, quindi il dono di Dio, la grazia di Dio trova manifestazione nel dono e nel sacrificio del Signore Gesù. Questo è sicuramente un tema che nella teologia cristiana riempie centinaia e centinaia di pagine. Il nostro riflettere assieme non vuole essere un momento di teologia accademica, ma vuole essere il riflettere ad alta voce del credente che dinanzi alla lettura della Bibbia si imbatte in particolari testi e in determinati brani. Perché il mio impegno attraverso questi nostri appuntamenti è quello di stimolare innanzitutto la lettura della Bibbia. Allora cominciamo da un verso ed è il verso che mi ha spinto ancora a questa riflessione. Vangelo di Giovanni capitolo 1. Capirete subito con che cosa metto in relazione la grazia. Il primo verso del Vangelo di Giovanni recita. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Non abbiamo difficoltà a identificare con questa parola il Signore Gesù. Leggiamo il verso 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la Sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Cosa scopriamo leggendo questo testo del Vangelo di Giovanni? Che la parola, Cristo Gesù, era pieno di grazia e di verità. Quindi, nella persona del Cristo non c'è solo la grazia, ma c'è grazia e c'è verità. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, noi leggeremo e ascolteremo la dichiarazione di Gesù. Io sono la via, la verità. Allora, desidero che nel tempo che mi concedete di essere in vostra compagnia, ragionar con voi appunto di grazia e verità e chiederci: ci può essere grazia senza verità? E ci può essere verità senza grazia? Prima di cominciare a riflettere, il testo che abbiamo letto ci dice che la parola era piena di grazia e di verità. E quindi immediatamente, senza ragionare, non abbiamo difficoltà a dire no, non è possibile. Perché se in Gesù ci sono tutti e due, non possiamo escludere uno o accettare che uno dei due possa escludere l'altro. Perché voglio ragionare di grazia e verità? Perché quello che era in Gesù e di cui Gesù era pieno dovrebbe essere quel qualcosa che si dovrebbe vedere anche in noi. Perché la scrittura ci chiama ad essere imitatori di Cristo. La scrittura ci invita a diventare il riflesso dell'opera di Cristo. E allora se chi ha guardato a Gesù ha visto che la vita di Gesù era piena di grazia e di verità, altrettanto la nostra vita dovrebbe essere piena di grazia e di verità. I due termini ci consentiranno, al di là della teologia, perché il nostro ragionare sarà molto casericcio. Ci consentirà di ragionare che cosa la grazia ha fatto nella nostra vita, che cosa la grazia fa e come a volte dietro l'opera della grazia si sminuisce il valore della verità. Nel ritenere l'importanza della grazia si mette da parte la verità. La grazia tutto tollera, tutto consente, tutto perdona, tutto avvolge e perdiamo di vista la verità. Se invece cominciamo a guardare soltanto la verità e quindi la scrittura, gli insegnamenti, terremo conto dei precetti, dei comandamenti, degli ordini, delle istituzioni, del questo si fa, del quest'altro non si fa e forse ci dimenticheremo che c'è la grazia di Dio che avvolge la nostra vita. Un testo dell'Antico Testamento, a Esodo capitolo 34 al verso 6. Siccome ho detto che il nostro stare insieme deve incoraggiare la lettura della scrittura, io vi vado a prendere questo testo e non vi cito soltanto i termini che ho nei miei appunti. Esodo capitolo 34 al verso 6. E leggiamo. In questi termini, il Signore passò davanti a lui, dove lui è Mosè, e gridò: Mosè gridò, il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. In questa presentazione del Dio che passa dinanzi, a Mosè noi troviamo l'embrione della grazia e della verità. La verità che cos'è? Se non la dichiarazione, l'insegnamento, il trasferimento, la dottrina, scegliete voi il termine che più vi aggrada, ma è quella parola vera che ci fa conoscere Dio e ce lo presenta come un Dio lento, all'ira, pietoso misericordioso e ci accorgiamo che qui dentro c'è la grazia ma c'è di più i due termini ebraici bontà e fedeltà hanno come corrispettivi in greco appunto i termini che vengono tradotti grazia e verità quindi la bontà dell'iddio dell'antico testamento ha a che fare con la grazia che noi vediamo manifestata in Cristo nel Nuovo Testamento. E la fedeltà di Dio, quella fedeltà che noi da che cosa conosciamo? Egli è l'Io sono. Noi dichiariamo che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma ciò che noi dichiariamo è ciò che la Scrittura ci dichiara di lui e ci fa conoscere. Quindi questa verità proclamata testimonia la fedeltà di Dio. E nell'Apocalisse noi possiamo leggere, ancora riferito al Cristo, all'unigenito, che Egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, ma Egli è anche il fedele, il verace. Egli è la parola che è venuta ad abitare in mezzo a noi. E questa parola era piena di grazia e verità. Apro una parentesi per sorridere con i nostri amici cattolici. È Gesù che è pieno di grazia, non Maria. Il Vangelo dice che Maria fu favorita, fu toccata fu scelta, fu raggiunta dalla grazia di Dio e per questa grazia venne dall'angelo proclamata beata fra le donne. Ma se c'è qualcuno pieno di grazia, quello è Gesù. È la parola che si è fatta carne, piena di grazia e di verità. Riusciamo a metterle in relazione queste due? Riusciamo a metterle in relazione se partendo dall'espressione pieno di grazia e verità. Non vuol dire che c'è una percentuale di uno e una percentuale di un altro. Volendo utilizzare dei numeri, in Gesù non c'è il 50% di grazia e il 50% di verità così come poi a volte in una predicazione, in un insegnamento, ci può essere il 70% di grazia e il 30% di verità. Quando la Scrittura dice che Egli è pieno, vuol dire che c'è il 100% della grazia e il 100% della verità. Tutta la grazia è in Lui, tutta la verità è in Lui. Quindi i due. Devono essere presenti, annunciati, proclamati, insegnati, raccolti, manifestati in maniera totale, completa. Perché se facciamo il gioco della bilancia, se i due hanno lo stesso peso, i due piatti della bilancia come saranno? Se tutti e due pesano cento. E se la bilancia è tarata giusta, i due piatti saranno uguali a livello corrispondente. Se portiamo via da uno dei due piatti la grazia e lasciamo solo la verità, che cosa accadrà? Che il piatto della verità sarà pesante. E dove il piatto della verità è pesante, Cosa accade? I farisei erano l'esempio della verità al 100%, erano i difensori della verità scritturale, ma c'era solo verità in loro. E come Gesù definisce quelli che erano soltanto pieni di verità? Ipocriti. Se dalla nostra bilancia... Se dalla bilancia dell'insegnamento biblico portiamo via la grazia e lasciamo soltanto la verità, corriamo il rischio di cadere nell'ipocrisia o in quello che è conosciuto come legalismo, il guardare, il sindacare. Cosa facevano gli, i farisei con Gesù? I tuoi discepoli mangiano e non si lavano le mani. Tu entri nella casa delle prostitute, dei pubblicani. Stavano a giudicare tutto quello che facevano gli altri, il legalismo. Torniamo alla nostra bilancia, rimettiamo la grazia sopra la bilancia e i due piatti ritornano in equilibrio. Ma se questa volta, anziché portare via la grazia, portiamo via la verità, che cosa accade? Che la bilancia pende dal lato della grazia. E se c'è soltanto grazia sopra la bilancia, e quindi si guarda una relazione con Dio dove tutto è concesso, perché la grazia di Dio copre, perdona. Cosa accade? Che soltanto la grazia porta via le indicazioni porta via la verità e dove c'è soltanto la grazia la bilancia inganna c'è il compromesso morale un insegnamento una predicazione fondata esclusivamente sulla grazia porta via la verità e vedremo poi nello specifico questo cosa vuol dire ma soltanto la grazia induce all'inganno, fa cadere nel compromesso morale. Vabbè, puoi fare ogni cosa. Tanto Dio è buono. Dio alla fine perdona tutti quanti. Dio alla fine salva pure il diavolo e le sue schiere. Tanto Dio è amore. Questa è la bilancia falsata che sulla bilancia che Dio ci propone dobbiamo tenere presente grazia e verità, pieno di grazia e di verità. Allora, qual è il nostro sforzo? Quello di comprendere che l'uno non esclude l'altro, ma che possono stare tranquillamente assieme. Chiunque legge la scrittura, ma chiunque la studia, e in maniera particolare ancora quelli che la insegnano, quelli che fanno educazione biblica, quelli che trasferiscono insegnamento alle nuove generazioni, devono utilizzare una bilancia con la grazia al 100% e con la verità al 100%. Proviamo ad avvicinarci a questi due estremi. I cristiani che vivono soltanto per la verità, quali cristiani sono? Quali credenti sono? Sono quelli che amano studiare le scritture e io spero che voi siete tra quei credenti che amano la verità. Stiamo dedicando del nostro tempo per riflettere insieme della scrittura e quindi questa disponibilità da parte nostra, questa dedizione, testimonia che noi amiamo, la verità se amiamo soltanto la verità saremmo delle persone pronte a giudicare lenti a perdonare saremmo forti nella conoscenza biblica ma deboli nella grazia guardiamo l'altro opposto i credenti che vivono soltanto per la grazia, il loro parlare, la loro fede è racchiusa in perdono e libertà. Ossia, Dio perdona tutto quello che faccio e io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica e mi perdona. Questo atteggiamento testimonia che non c'è conoscenza della scrittura. Perché chi è votato esclusivamente alla grazia dice, vabbè, ma quale bisogno di leggere la Bibbia? Tanto Dio lo sa, io vorrei, ma non posso, non ci riesco, non ce la faccio. Dio mi comprende. Quelli che sono forti nella grazia saranno deboli nella verità. E la scrittura ci ricorda che molti periranno per mancanza di conoscenza. Noi invece vogliamo essere amanti della verità e amanti della grazia, seguire la verità e lasciarsi inondare dalla grazia di Dio. Eppure per tanti le due cose non riescono ad andare assieme. La storia della Chiesa è piena di realtà, di eventi, di situazioni in cui dai pulpiti si è esagerato per la verità. Bisogna fare questo, non bisogna fare quest'altro. E Gesù ha detto che la legge da sola è un peso insopportabile, insostenibile. È possibile accogliere su di sé il peso della legge, quindi dell'insegnamento biblico, se c'è la grazia di Dio che anima la nostra fede. Se c'è quella grazia che ci dice "È vero, non ce la facciamo, ma Dio ci ama, ci aiuta, e ci sostiene". E la grazia non ci dice di prendere la verità e di buttarla. Un cagnolino e come me chissà quanti di voi avete un cane. Se il cane è di piccola o di media taglia, il mio è un bigolo, quindi è di taglia media, forse comprenderete l'esempio che cerco di portarvi. Quando giocate con il vostro cane, almeno io quando gioco con il mio, Harry Porto, o gli lancio la palla, o gli lancio un giocattolo il mio lo fa, il vostro non lo so, la va a prendere e me la porta. Riesce a tenere la palla o il giocattolo in bocca. E siccome è un po' dispettoso, dopo che ha preso il giocattolo e gli piace dimostrare che è il suo e non lo molla, come faccio per farglielo mollare qualche volta? Ne prendo un altro prendo un'altra palla o prendo un altro giocattolo e glielo lancio. Cosa fa Fiona, perché si chiama così, Fiona? Corre senza mollare quello che già teneva in bocca e arriva all'altra palla, all'altro giocattolo, però si accorge di una cosa, non può tenerli tutti e due in bocca. Allora è costretto a lasciarne uno e a prendere l'altro. Ed è quello che accade nella vita di molti con grazia e verità. Non tutti riescono contemporaneamente a gestirli entrambi. Allora è il caso di dire, Signore: donaci una bocca abbastanza capiente, una mente abbastanza larga, un cuore senza dimensione che riesca a contenere sia la grazia. Che la verità. Perché se il mio cane è costretto a lasciarne uno per prendere l'altra, non vuol dire che non può tenere tutti e due assieme. È lei che non ci riesce. Perché il giocattolo o la palla, una c'entra in bocca, due non riesce a contenerli. Questo non vuol dire che grazia e verità, anche se nella bocca di qualcuno non riescono a stare assieme, non vuol dire che si respingono. Perché abbiamo letto che in Gesù ci sono entrambi, la parola piena di grazia e di verità. Non si contraddicono. E allora a volte qualcuno dice, se io predico la verità... E quindi dico le cose come sono, come faceva Giovanni Battista. E dico a tutti quanti, voi siete dei peccatori. E faccio l'elenco dei peccati. Quale sarà il risultato? Giovanni ci ha rimesso. Quindi predicare soltanto la verità, uno dice, eh, mi odiano perché io dico la verità. Ma se tutti ti odiano è normale. Tutti ti odiano? Allora quelli che predicano la grazia dicono vabbè. Quando io predico la grazia, quando io parlo dell'amor di Dio, quando dico di quanto è grande il perdono di Dio, mi accorgo di una cosa. Tutti mi vogliono bene. Tutti mi amano. E la domanda è la stessa. È normale, è logico che tutti ti amano. Se tutti ti odiano, non è concepibile che il diavolo ce l'abbia sempre con te. Se tutti ti amano, ti sei mai domandato perché non c'è nessuno che non ce l'abbia mai con te? Non è concepibile nella vita di un credente che vada sempre tutto bene o che vada sempre tutto male. Ma c'è il giorno in cui tutto va bene, ma c'è il giorno in cui qualcosa va male. Se c'è grazia, non si esclude la verità. Se si parla dell'amore di Dio, non si eviterà di dire alle persone... Che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Che chi non crede e riceve Gesù come proprio personale Salvatore finirà all'inferno. Dove la grazia si è allargata e ha annullata la verità, non si ha più il coraggio di predicare l'inferno. Le persone sono troppo suscettibili, ma come si fa a dire dei pulpiti, guarda! Sta attento che se non doni la tua vita a Cristo potresti finire all'inferno. E poi c'è qualche altro pulpito dove si predica soltanto se non ti ravvedi, finisci all'inferno. Uno si ravvede perché incontra la grazia. E chi incontra la grazia riconosce che stai incontrando la grazia di Dio perché ha ascoltato la predicazione della verità. Chi non conosce la verità non incontrerà mai pienamente la grazia. E chi pensa di conoscere soltanto la grazia non ha mai ascoltato la verità dell'Evangelo. Un altro esempio che posso fare è questo. Ho detto di Fiona e dei suoi giocattoli. Immaginiamo uno strumento a corte. Se le corde si allentano e si suonano le corde di uno strumento, quando sono allentate, non avremo il suono che lo strumento dovrebbe produrre. E così è la predicazione dell'Evangelo. Se si allenta la verità, la predicazione soltanto grazia sarà una predicazione stonata. Però se si esagera a stringere le corde, cosa può accadere? Che se si vanno a pizzicare, a toccare le corde troppo tirate, i musicisti mi potranno confermare che le corde si possono spezzare. La musica che deve suonare l'Evangelo è una musica accordata di grazia e di verità. E a tal proposito... Lutero offriva questa riflessione. Lutero diceva: Al diavolo non interessa da quale lato del cavallo cadiamo. Al diavolo interessa che noi cadiamo dal cavallo. O che tu cadi a destra. O che tu cadi a sinistra. Lui vuole che tu cada. Cosa devi fare per non cadere dal cavallo? Ci sono i ferri dove mettere i piedi, la staffa della grazia e la staffa della verità, perché se tu metti il piede soltanto in una delle due staffe potrai essere disarcionato dal cavallo e cadere, ma se i tuoi piedi sono entrambi fissati nelle due staffe difficilmente potrai cadere da cavallo. Ritorniamo alla lettura della Bibbia. Aprendo i nostri testi, la nostra Bibbia. Chi ci segue da casa lo invito a prenderne una se non l'avessi ancora fatto, e andare nell'Epistola di Paolo ai Romani, l'epistola per eccellenza che ci mostra e allarga i nostri orizzonti di comprensione della grazia. Al capitolo 5, leggiamo al verso 6: Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Essere senza la grazia è come essere senza la forza. La grazia è l'azione di Dio che quando raggiunge la nostra vita, ci rinnova, ci dà vita, ci dà speranza, ci dà linfa, ci dà voglia di vivere. Ma quando eravamo senza questa forza, Cristo è morto per noi. L'azione di Dio è stata al di là della nostra forza. Cristo è morto non perché noi eravamo forti, non perché la nostra forza lo ha convinto a morire per noi. Egli non è morto per provare la nostra forza. Egli è morto partendo dal presupposto che noi non avevamo forza per relazionarci con Dio. Non avevamo forza per alzare la nostra voce a Dio ed è per questo che Egli è morto. Il verso 8 cosa dice? Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco che cos'è la grazia. Noi riusciamo a comprendere la grazia se comprendiamo la nostra condizione, se comprendiamo la nostra miseria umana. E noi riusciamo a comprendere la nostra condizione di fronte alla verità della scrittura che ci dice... Che eravamo dei peccatori. In Efesi ci dice che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. È una persona che è morta nel peccato, può risorgere, può tornare in vita, può fare qualcosa, è morta. Ma quando eravamo morti nei nostri peccati, Dio ha manifestato il suo amore. Quindi c'è qualcosa che va al di là della nostra forza. C'è qualcosa che va al di là delle nostre capacità, c'è qualcosa che va al di là dei nostri meriti, c'è qualcosa che ci dice che Dio ci ama e non si aspetta nulla in cambio da noi. Perché se noi pensassimo che all'azione di Dio dobbiamo offrire qualcosa in cambio, allora quello che Dio ci dona non è più un dono d'amore. Potremmo pensare che Dio ce l'ha dato affinché noi ce lo potessimo meritare. E i meriti con la grazia non vanno d'accordo. Dove c'è grazia non ci sono meriti. Ma la grazia si manifesta dove si ha consapevolezza della propria miseria. Oggi molti hanno paura di arrivare a dire di se stessi. O qualcuno si offende se si sente dire in una predicazione, in un insegnamento che lontano da Dio noi siamo dei miserabili. Eppure è un bellissimo romanzo quello di Victor Hugo, Il Miserabile, che nella sua storia ci manifesta proprio un'azione di grazia. La grazia viene afferrata, dove chi la riceve. Si accorge che non la meritava, che quello che gli è caduto addosso è qualcosa che lui non poteva concepire. E noi abbiamo letto, Dio mostra la grandezza del suo amore. È davanti all'azione di grazia di Dio che noi ci sentiamo, per così dire, persi. Cioè, l'amor di Dio è talmente grande. L'amore di Dio del quale l'Apostolo Paolo scrive che non riusciamo a comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza, non riusciamo a dargli una misura per noi concepibile, ma questa grazia ci avvolge. E nell'avvolgerci questa grazia non viola la verità. Quando veniamo raggiunti dalla grazia, non vuol dire che tutto ciò che Gesù ha insegnato passa in un secondo piano. Ma la grazia invece ci aiuta a comprendere quella che è la giustizia che Gesù ha pagato attraverso il suo sacrificio. Dio non ha chiesto a noi di morire. Dio non ha chiesto a noi di versare il sangue per i nostri peccati. Perché non potevamo farlo. Ma se avessimo potuto farlo, non avrebbe avuto alcun senso il sacrificio di Gesù. Ma quello che Gesù ha fatto, nessuno di noi lo poteva compiere. Ecco perché è una grazia dell'Eterno. È un qualcosa che va al di là della nostra concezione. E questa verità biblica oggi sconvolge ancora la vita di molti. Quando si ascolta predicare che Dio ci ama di un amore che nulla pretende, che nulla chiede. Umanamente siamo sempre abituati a fare qualcosa per ricambiare un qualcosa che abbiamo ricevuto. La differenza del cristianesimo dalle altre religioni nel mondo è proprio questa. la grazia. In alcune religioni bisogna fare qualcosa per meritare il regno dei cieli, giudaismo, islam. In base a quello che tu hai vissuto avrai il premio nel regno dei cieli. Altrove la manifestazione della divinità spinge ad elaborare dei pensieri. Ma soltanto l'annuncio del Vangelo mette l'individuo davanti ad una realtà. Tu hai bisogno di qualcosa che non puoi produrre da solo. La tua riflessione, la tua ricerca, i tuoi sforzi, le tue preghiere, le tue opere non potranno mai raggiungerlo, perché è Dio che te lo dona. Non puoi sostituirti a Lui. Devi invece credere che egli ti ama al punto di donartelo gratuitamente. E più ci ragioniamo, io più arrivo ad una definizione. È incomprensibile. E non solo, è inspiegabile. E quante volte quelli che hanno fatto l'esperienza dell'amor di Dio si sono chiesti, perché mi amò così. È guardando al nostro passato che riusciamo a comprendere l'amore ma non a trovare il perché. Uno dei canti più amati nella cristianità ma anche fuori dalla cristianità è quel canto che ha il titolo di Amas in Gris meravigliosa grazia, che è quel canto che è stato scritto da un uomo, John Newton, che faceva il commerciante di schiavi, che partiva con la sua nave da New England, dalla Nuova Inghilterra, andava in Africa comprava la vita degli altri che poi metteva nella sua nave, legate a delle catene, li costringeva a remare per portarli nelle Americhe, la Nuova Inghilterra, per essere rivenduti. E quando questo uomo ha conosciuto l'Evangelo e ha guardato a quello che lui faceva, ho detto, non è possibile che Dio ama uno come me, uno che ha comprato e ha venduto la vita degli altri, uno che ha legato alle catene della propria nave centinaia, migliaia di uomini come me, diversi da me soltanto nel colore della pelle, e che li ho visti morire, che li ho raccolti e li ho gettati a mare. Non è possibile che Dio ama un miserabile come me. Ecco dove si afferra la grazia, dove la grazia diventa meravigliosa, dove il Vangelo ci mette a nudo la nostra condizione umana. E non è possibile predicare soltanto la grazia perché è la predicazione della verità che consente di dire agli uomini, ravvedetevi perché il regno di Dio si è avvicinato a voi, prendete coscienza che tutti siamo privi della gloria di Dio, prendiamo coscienza che Gesù ha detto che chi non crede in Lui muore e muore in eterno, ma chi crede in Lui passa dalla morte alla vita eterna e altrove che seppur morto, egli vive ancora. Se non c'è questo annuncio di verità, la grazia diventerà una cosa sciacquata, anacquata, diventerà un qualcosa per tutti. Sì, è vero, Dio ama tutti, però quelli che ricevono la grazia devono afferrare che stiamo parlando del dono di Dio un dono che è costato al Padre la vita di Cristo Gesù. E se non c'è la predicazione della verità, ci ritroviamo che molti giovani oggi nelle nostre chiese, ma anche credenti di tutte le età, sono abbagliati, innamorati della grazia e non sentono il bisogno di conoscere Dio. Tanto c'è la grazia sopra di noi. Chi vuol conoscere Dio deve passare attraverso le scritture. Chi vuol conoscere Dio studierà le scritture. Mosè lasciava a Giosuè, suo successore, questa indicazione. Medita giorno e notte. La parola. Medita giorno notte non si può vivere la grazia senza la verità ma verità così come ho già più volte accennato non è la predicazione del devi fare questo e non devi fare quest'altro la verità non è un'imposizione la verità del vangelo non deve mettere paura alle persone. Se si predica solo la verità senza la grazia, qualcuno avrà terrore. Ma se la predicazione della verità è mossa dalla grazia di chi predica, ci accorgeremo che la verità è come un garderella. Se siamo su di una strada di montagna, quelle dalle quali dal finestrino vedete il dirupo di sotto, ammirate il mare, la costiera e dite che com'è bello. E forse nella distrazione o perché la strada è stretta e dall'altra parte qualcuno si allarga e sta per venirvi addosso e avete la reazione di girare verso l'esterno. Che cosa accadrà? Si finisce con l'autoveicolo dentro al gardarei, uh quanti danni. La persona che guarda alla verità senza la grazia scende dalla macchina e fa il conto dei danni. Chi ha ricevuto la verità? Ma ha afferrato la grazia, non guarderà i danni che il guardrail ha provocato sulla vettura, ma dirà: Benedetto guardrail, se non c'eri tu. A quest'ora stare facendo il volo con gli angeli. Ecco l'importanza allora della verità. I paletti dell'insegnamento non sono una tortura, non sono dei ristringimenti, la verità è una protezione. L'insegnamento della scrittura che ci indica una morale, che ci indica una etica, che ci suggerisce di vivere in un determinato modo, non ci sta privando della grazia. Perché quelli che vogliono soltanto la grazia dicono ma tutte queste cose sono superflue, sono inutili, va bene. Togliamole il guardrail dalla strada. Cosa sarebbe accaduto quando, per evitare un pericolo, siamo andati a sbattere nel guardrail? Se il guardrail non c'era, siccome è inutile, tante cose sono inutili, togliamole. Ma se invece comprendiamo che le cose che alcuni definiscono inutili sono per il nostro bene, sono per la nostra salute, allora ci terremo la verità e attraverso la verità apprezzeremo ancora di più la grazia di Dio. Vangelo di Giovanni, capitolo 17, al verso 17. Invito a leggere questo verso con me. 17 verso 17. Nella preghiera conosciuta come sacerdotale, Gesù ha questa richiesta tra le tante. Santificali nella verità. La tua parola è verità. La grazia non ci santifica. La grazia è l'azione di Dio che scende sopra di noi, che possiamo raccogliere perché è un dono. La grazia di Dio non cade per forza, così come quando noi facciamo un regalo a qualcuno, se quello non lo vuole non è che glielo tiriamo appresso, è un dono. Se uno lo vuole lo afferra, altrimenti rimane a chi voleva fare il dono. Gesù dice santificali nella verità. Per cui la verità ha la capacità, ha il potenziale di santificare. Quelli che vogliono soltanto la grazia si sono dimenticati che la scrittura dice che senza la santificazione nessun occhio vedrà il Signore. Come non ci basta la grazia? Dio ama, ci ama, ci perdona, ha coperto i nostri peccati, sì. Ma nel momento in cui abbiamo raccolto la grazia deve accadere qualcosa. La terza epistola di Giovanni al capitolo primo, al verso 3 ci dice che noi dobbiamo camminare nella verità. Camminate nella verità. Seconda Tessalonicesi al capitolo 2 dai versi al 10 al 12. Troviamo l'espressione di amare la verità e credere nella verità. Io sono la via, la verità, la vita. Il centro della verità è il Signore Gesù. La predicazione della verità non porterà la nostra vita in un formalismo religioso. Ma dovunque si predica la verità è Cristo Gesù, il centro della verità. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scriveva l'apostolo Paolo. Ma la verità non ha nulla a che fare con le nostre percezioni o i nostri desideri. Basterebbe ricordare la storia del figlio prodigo. Era un uomo che viveva nella casa del padre. Quindi potremmo dire una persona avvolto dalla grazia, un graziato, un favorito, uno al quale non mancava nulla. E quindi questa potrebbe essere una grazia generale come benessere che Dio dona a tutti. Questo giovane decide un giorno di lasciare la casa del padre. E di andare a vivere la sua vita. Cosa fa il Padre? L'Iddio della Grazia cosa fa? Lo trattiene? Possiamo allora dire una volta in grazia, ci siamo sempre in grazia? Cosa fa questo Padre? Apre le porte di casa, vai! Gli dà anche la dote. E questo giovane esce. Non vi sto dicendo che ha perso la grazia. Non ancora. Lontano dal Padre. Ha perso la verità. Sono saltati i garderin. E il Vangelo ci dice che egli vive dissolutamente. Quindi va con le prostitute. Comincia a vivere una vita lontano dalla verità. Nel peccato, nella concupiscenza. E quando si vive nel peccato, nella concupiscenza, dove è finita la grazia? Se vogliamo dire che Dio ci ama, è indiscutibile, ma quell'amor di Dio non vuol dire che siamo graziati, che siamo salvati che se in quel momento in cui la nostra vita è nella dissolutezza, nel peccato, saremo tra i figli, tra coloro che entreranno nel Regno dei Cieli. Nessuno può affermare questo perché la scrittura ci dice totalmente il contrario. Ma quel giovane che era caduto nel peccato è stato sollecitato in cuor suo, Vogliamo chiamarla grazia di Dio? Chiamiamola opera dello Spirito Santo, dove la Scrittura dice che Egli tornò in sé. Quando si era ritrovato con i porci a mangiare le carrub, aveva preso coscienza della sua miseria. La sua miseria. Disse, ma come? Io ho un padre che mi ama. Cosa mi impedisce di tornare da Lui? Quindi la grazia non ci conquista senza la nostra volontà. La grazia non agisce se noi non prendiamo coscienza del nostro stato. Il giovane prende coscienza e torna dal padre. E prima che apre la bocca e faccia la sua dichiarazione di peccato, faccia la sua confessione, quel padre che cosa ha fatto? Gli ha gettato le braccia al collo. La grazia di Dio lo ha avvolto, ha coperto la sua miseria, fa portare un abito nuovo, l'anello che lui aveva perduto, l'anello della figliolanza, ed è inizia ad una festa in suo onore. Grazie sì, ma la verità. Cosa gli ha consentito di dire? Torna a casa da mio padre. Gli chiederò di, di prendermi come uno dei suoi servi, che stanno molto meglio di me. Aveva una conoscenza dello stato degli altri. Un altro esempio, la donna adultera. Uomini pieni di verità la portano davanti a Gesù. Signore, nella legge è scritto che una donna colta in adulterio deve essere lapidata. Ecco la verità. Gesù dice non è vero. Aggiunge un'altra prospettiva della verità a Gesù. Sì. Beh, io vi dico, chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Ecco la verità del Vangelo. Prima di guardare il fuscello nell'occhio altrui, guarda la trave nel tuo occhio, perché la nostra relazione con Dio non è su quello che noi facciamo agli altri, ma è su quella che è la nostra condizione di esistenza e di vita. Gli uomini della verità, colpiti dalla verità di Gesù, lasciano le pietre, voltano le spalle e se ne vanno. Cosa poteva fare Gesù? Poteva condannare quella donna? Secondo la verità della legge, sì, poteva condannarla. Ma egli è pieno di grazia e dice alla donna, dove sono i tuoi accusatori? Sono andati via? Loro non ti hanno condannato? Non ti condanno neanche io. Quindi la verità del Vangelo non deve mai essere uno strumento per giudicare e condannare gli altri. Ma su quella verità Gesù manifesta a quella donna la grazia. Neanche io ti condanno. E gli amanti della grazia si fermerebbero qua. Dice, Va bene, la verità l'abbiamo vista. La grazia ce l'abbiamo. La grazia ha sconfitto la verità. Ci piace così, fermiamoci qua. Neanche io ti condanno. Ma il Vangelo continua. Va. E non peccare più. Il che ci dice che chi ha ascoltato la verità che chi ha incontrato la grazia e vive per essi deve cambiare, deve manifestare un cambiamento. Non può dire va bene, Dio non mi condanna, io continuo a vivere nel peccato. Dio mi ama, posso fare tutto quello che voglio. Chi ha conosciuto la miseria umana e ha ricevuto la grazia dirà io non voglio essere più come prima ma voglio essere una persona nuova. Lo schiavista John Newton, di cui vi parlavo prima, dopo l'esperienza di fede diventa un pastore e si prende cura dei diseredati, degli abbandonati, perché chi ha sperimentato la grazia di Dio nella sua vita non può stare a guardare o a giudicare gli altri ma è la grazia che lo spingerà ad essere strumento di verità e di grazia per tanti altri ancora. Concludo chiedendoti, vuoi una chiesa dove si predichi la verità? E questo significa che probabilmente qualche volta ti dovrei sentire in difetto. Mancante, accusato, misurato. O vuoi una Chiesa piena di grazia, dove ti senti a tuo agio, non ti senti scrutato da nessuno, dove Dio è il tuo amico che siede affianco a te, che gioca, scherza, è un burlone? Il nostro compito è. Non è far sentire bene le persone. Coloro che sono chiamati alla predicazione dell'Evangelo devono aiutare le persone non a sentirsi bene, ma ad esercitare il bene, a fare il bene. Perché chi ha conosciuto l'amor di Dio, l'Apostolo. Giacomo scriverà, guai a me, se io potendo fare il bene, non lo faccio. Chi ha ricevuto la grazia si adopererà per portare, a annunciare la verità nella grazia di Dio. Chi ha conosciuto la verità, annuncerà la grazia che è fondata sulla verità del Vangelo, perché Gesù è stato pieno di grazia è pieno di verità e noi vogliamo una chiesa noi vogliamo credenti noi vogliamo ministri predicatori pieni di grazia e pieni di verità così come l'è stato il Signore Gesù spero che questa chiacchierata ti aiuti a comprendere che Gesù non è così come spesso ce lo presentano un Gesù tollerante pieno di relativismo, ci sta, non ci sta, non cambia niente. Ci vai, non ci vai in chiesa. Poi alla fine la Bibbia dice tutt'altro. E per conoscere ciò che dice la Bibbia, torniamo al nostro punto di partenza. Ti invito a leggere la Bibbia. Dio ti benedica. Spero che la chiacchierata sia stata di vostro gradimento e che facciate attenzione, perché nei nostri giorni si abbonda di predicazioni di grazia. E accorgetevi, non sentite più parlare del diavolo, dell'inferno, del peccato, perché si ha paura di infastidire le persone. Io, e credo anche voi, quando abbiamo incontrato il Vangelo siamo stati infastiditi, perché il Vangelo mette a nuda la nostra condizione. La predicazione del Vangelo non deve coprire il peccato. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato e noi non vogliamo predicazioni che nascondono il peccato. Vogliamo predicazioni che denunciano il peccato e che aiutano le persone a superare la loro situazione attraverso la grazia di Dio, che è quella che copre le nostre mancanze. Dio non ci vuole super uomini, dei supermen. Ci ha amati proprio per questo, ci ha amati così come siamo. Per cui ricordati, non devi fare nulla di più per piacere a Dio. A volte forse sbagliamo quando diciamo, Signore, aiutaci a fare meglio la tua volontà per piacerti. È sbagliato. Biblicamente è sbagliato. Perché non piacciamo a Dio per quello che facciamo. Non vuol dire che se ci comportiamo in un certo modo, Dio ci tratta meglio. È come il ragazzo con il mastro, no? Se uno lavora bene, lo paga di più, se non è capace. No, questi sono ragionamenti umani. Siccome Dio ci ama, perché non siamo capaci, non siamo buoni, siamo degli netti, perché Dio mi ha amato così, io mi impegno a servirlo. Non lo servo per essere premiato, ma lo servo perché mi ha amato. E siccome lui ha amato me, io amo lui, la sua opera e quelli che mi metterà di fronte. Questo è il Vangelo. Questa è la grazia, questa è la verità. Dio vi benedica.